Silenzio! Silenzio, stiamo entrando nella torre! Sì, ma qui vicino a noi è molto pericoloso. Letelo a riposo, dona loro. Buongiorno, oggi è 9 ottobre 2016. Stiamo per entrare al cimitero di Bonaria. Questa mia sperimentazione è una delle sperimentazioni più terribili di tutte le sperimentazioni che ho fatto in questi anni. Oddio, fare una sperimentazione qui in cimitero è terribile. Vedere, scoprire e investigare se ci sono fantasmi nel cimitero vecchio di Bonaria. Guardate, ormai questo cimitero non lo usano più, è diventato storico. Oddio, ma quanti fantasmi che ci saranno qui? Queste tombe sono antichi, sono del 1900, i tempi della guerra, ma anche degli anni 60, 70. Incredibile. Siamo per entrare nel cimitero. Tra poco arrivano i miei assistenti e vado a sbucare dentro. Vado, ragazzi. Buon cimitero. Vado. Ci siamo. Ecco qua. Qui siamo all'entrata del cimitero e se noi stiamo entrando a visitare e scoprire se sono presenze di fantasmi, non si sa mai. Sono completamente pazzo entrare nel cimitero. Ma ti rendi conto? Prima sperimentazione al cimitero. Ma questo è antico, non è come quello che c'è al Camposanto di San Michele. Questo è quello vecchio degli anni 80, degli anni della Seconda Guerra Mondiale, diciamo. Dai, andiamo a scoprire. Però prima guardate, ci sono delle grotte. Vedete? Dove io posso buttarmi dentro io. Dopo che hai finito il cimitero, salgo qui nelle scale e salgo. Bene, siamo dentro. Guardate quante tombe ci sono! Tombe antichissime! Mamma mia, se questo vedo troppo. Guardate, ci sono i corvi là. No, sono corvi. Guardate. Sinceramente, io qui non so molto perché devi starci lì, ma per scoprire se ci sono grotte qui dentro, perché qui è pieno di grotte, guardate, qui a Bonaria, guardate. Però ho scoperto una cosa, ho scoperto che qui, siccome nelle tombe sono mezzo aperte, ci saranno dei teschi là sotto. E quindi io voglio scoprire qualcosa, ragazzi. Oddio. Secondo me alla notte qui succede qualcosa. Sì, secondo me sì, c'è qualcosa. Dai, proseguiamo, dai. Andiamo su o destra? Non so lei, questo è l'asta. Io volevo vedere che cosa c'era di sotto. C'è un buco. Ci stavo cadendo, mi stavo tenendo attento. Vedete? Vedete? 1900, 1890, 1950, vedi? Sei in tempi della guerra. Sette la guerra, era 1900. 1800, questa gente è molto. Una grotta, vedete? Aiuto, minchia. Sì, è una grotta, aspetta che provo a illuminare. Se ne è una ammazza. Uff, dov'è l'altra? Ah, ecco qua, l'ho trovata. Non proprio si vede molto bene, però c'è troppo buio. Vedete, ci sono delle
delle tombe fatte di grotta ci sono. Non so, qui boh, ci non so, seppellivano il Lucifero. Lucifero, boh, il demone. E quindi dai. Non si può entrare, va bene. Ok, possiamo uscire. L'uccello del malaugurio. Mm. Ah, lì c'è anche una porticina, dice. Dopo ci passiamo. Ecco, lì ho trovato qualcosa di misterioso. C'è una porticina dove porterà nell'entrata di una grotta. Ah, vedi, però c'è scritto pericolo. Guardate. Non c'è proprio niente, però è un'entrata dove uno si può rifugiare. Che vecchio. Una piccola piccola grotticina. Guardate, comunque tutte queste grotte sembra che siano fatte di minerarie, boh, come si dice. Lì c'è una specie di buco. Venire qua di notte è terribile. Ma qui ci mettono i bambini a notti? No, ci porto poi dopo, più giù. Che tristezza. Guardare le tombe lì neonati. Oddio, guardate. È mezzo aperto. Oddio. Questo è un neonato. Povero bambino. Anche questo è mezzo aperto, aiuto. Incredibile, aiuto. Secondo me qua c'è veramente qualcosa di veramente molto misterioso. Ma infatti c'è qualcosa di misterioso. Le tombe si stanno aprendo, da quanto sono vecchie. Non saranno che loro si stanno svegliando alla notte, mentre che noi siamo in casa nostra che ci stiamo riposando. Che bello questa tomba, e c'è Gesù. Gesù che sta ballando. Gesù che sta ballando, sembra. Così zicchi zacchi, zizzata, zazzazzazza. Aiuto, guarda, chi è questo? Quello che prende in braccio a Gesù. Penso che sia Gesù questo. È troppo, chi porta? Siamo San Francesco. Adesso noi stiamo proseguendo. Guarda, sta statua. Una bambina. Il cimitero. Ah, che bello. Qui c'è Gesù. Guardate. Sì, poveri. Povere persone. Povere persone, caspita. Qua potete anche controllare se qui ci sono. Se ci sono presenze. Io innanzitutto io provo a fare una cosa e poco a poco, se questo cellulare si svegli poco a poco,
Allora, eccolo qua. Perfetto. No, non è questo qua. Stiamo cercando questa, perché io purtroppo non so le preghiere a memoria io. Però nel frattempo guardate questa cosa, guardate quante piante ci sono qui, ma alte. Eccolo qua. Allora, questa preghiera è per i morti. L'eterno riposo donando al Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Signore, porta tutte queste anime in paradiso, che lì saranno molto meglio. Adesso noi stiamo proseguendo e arriveremo fin su a vedere che cosa c'è. Guardate quanto è grande questo corridoio del cimitero. Guardate. Andiamo subito a vederlo. Bene, proprio che andiamo a vedere una statua bellissima. Andiamo subito a vedere che qui ci sono sempre le stesse cose. Tombe e nomi delle persone morte. Vado. Ok, ci siamo. Siamo arrivati qui. E vedere se ci sono presenze di fantasmi, perché siccome questo è un cimitero molto vecchio e come qua ci sa qualcosa, è poco. Là c'è abbastanza, sono gli investigatori in Blue Pepper, mi trovo qui nel cimitero di Bonaria. Siete in contatto qui con noi, fantasmi? Siete tutte queste persone morte degli anni prima della guerra, e anche degli anni 60. Potete entrare in contatto con me? Grazie. Non è molto alto qui. Andiamo nella rada. Ecco, nella rada c'è qualcosa. Sì. C'è uno là. Sono pieni. Vediamo qui. Qualcosa. Pieno di fantasmi. Adesso noi andiamo a scoprire, andiamo avanti, che lo troviamo.
troviamo nel punto più vecchio. Là, i cacciabombardieri ci sono. Stanno attaccando. Guardate. Questo posto è ancora è più vecchio. Guardate, tutto abbandonato. Guardate. Questo è un reparto molto, molto più... più vecchio. Vedi, 1909, 1933. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati alla statua quella là famosa. Eccola qua. No, non è questa. È questa? Però questa statua è molto bella. Hai visto? Guardate quanti pappagalli che ci sono qui. Che bellini. Che bellini che sono. Guardate. Guardate qua, quanti pappagalli. Quanti pappagalli che ci sono? Guardate, queste sono le tombe molto vecchie. Tutte vuote, però sono vecchie. Ok. Che mistero! Questa tomba. Guardate. Le statue veramente... che sono veramente inquietanti. Ma se lui si gira, immagini. C'è una da qui. Andiamo avanti. Oh, guarda qui come vecchio. E qui c'è un pozzo. Un pozzo qui c'è. Adesso noi proseguiamo. Ok, eccolo qua. La statua. No, è questa cosa che sto cercando. Bella questa statua, fatta di grotta. Hai il libro, hai tu. Io ho la guida di Cagliari di Tonio. Guardate, questo è Giovanni Marghinotti, è un pittore molto importante. Non riposa, allora signore. Riposa in pace, Giovanni. Ok, si va avanti. Lo conoscete lui? Penso che sia un personaggio, una persona molto importante era. Come si chiama questa persona? Si chiama... non si vede niente, cavolo. Se voi ce la fate a leggerlo, mi farebbe piacere sentire come si chiama. Proseguiamo.
Ok, stiamo uscendo finalmente dal cimitero e andiamo a vedere la grotta di questo parco di Bonaria, che qui è pieno di grotte. Adesso noi dobbiamo salire là sopra a vedere che cosa c'è di bello, incredibile. Andiamo a vedere poco a poco. Vedete? Ecco, siamo stati dentro il parco. Vedete? C'è scritto. C'è scritto. Allora, Comune di Cagliari. Assessorato all'ambiente di verde pubblico. Si invita alla cittadinanza al rispetto delle seguenti disposizioni. Parco di Bonaria. Ecco qua. Noi dobbiamo salire qui e vedere se ci sono grotte. Ok? Bene. Andiamo subito. Bene, stiamo salendo. La fontana Domenico Neri. Longiano. Tongiato. Ah, l'acqua è fresca. È buona, buona, buona. Questa è Ponte Pria. Saliamo. Eccolo. Vedete, c'è una qua. Ma questa è piccolina. Adesso noi potremmo salire a vedere cosa c'è qua. Aspetta, questa cosa è tutta scangherata. Che palle. Comunque proprio una grotta. E questo che è questo tubo? Cos'è questo tubo? Incredibile. Adesso io noi facciamo vedere dentro che cosa c'è. Oh, yeah. Ok. Guardate. Vedete, tutta fatta di grotta, vedete? Vedete? Tutte le tubature. Sicuramente dell'acqua o del gas. Non so che cosa ci sia. Potete la chiedermi, mica sta arrivando. Aspetta, ma solo. Oh Carlo, vieni, è figo dentro. Sai che che è una specie di stanza. Vieni a vedere. Vuoi venire Carla? Io sono le ballerine. Balla anche dentro. Ok. Che macello, che schifo. Guardate, ma che schifo. Quella gente. Ah no, non è un... Guardate, qui la gente ci fa cagare a fare i bisogni. Guardate, altre tubature, qui c'è una grotta. Guardate. Guardate, tutto pieno di grotte. L'altro buco qui. Ma proseguiti, vai lì. Un gatto morto, se mi schifo. Un gatto morto? Ok, questa allora è una sperimentazione. Notazione investigativa su un gatto che adesso andiamo a vedere il gatto morto. Questo qui dobbiamo vedere una cosa. Guardate. Guardate qui. C'è secondaria. Ok. Ok. Ecco, vedete? Qui si prosegue. Vedete?
un'altra apertura, qui c'è. Vedete? Che strano posto! Che silenzio! Io vorrei solo vedere cosa c'è. Avere il gatto morto. Ah, eccolo, il gatto morto. Poverino, che creatura. Non ci posso credere. Guardate, un gatto stecchito. Guardate, vedete. Poverino. Poverino, che piccolo. Vedete, prima abbiamo visto quella stradina e si passava da qui. E qui cosa c'è? Qui che c'è? Cos'è questo? Cos'è? Cos'è? Una specie di borsa con un telo dentro, ma questa polvere, che cos'è questa terra? Pieno di bottiglie. Cagate! Fatto tutto di grotta. Adesso noi proviamo. Sì, sì, è tutto qui. Tutto qui. Perfetto. Adesso noi stiamo adesso proseguendo in avanti per vedere se c'è qualche altra cosa. Farò un po' di foto, ok? Vado ragazzi, vado. Oh, guardate che bello che cosa c'è qui. Questo è un albero secolare. Guardate quante radici, quanti gatti bellini che ci sono, i bambini. Guardate la madre terra, quante radici di questo albero gigante. Che bello! E che vede questo gattino? Adesso noi stiamo proseguendo e qui siamo nel parco di Bonaria. È molto bellino, anche questo è molto antico. Vediamo se qui... Là c'è un'altra grotta, là! Dobbiamo salirci! Però lì non si può andare perché è chiuso. Vedete quella là, un'altra piccola grotta lì c'è. Però lì ci hanno messo i cose perché è pericoloso. Hanno messo la... le ferriate. O non so come si chiama. Guardate che lì c'è una. C'è una grotta. Aspetta poco a poco. Adesso io provo a alzarlo. Vedete? Un'altra grotta. Hai visto? E questo che cos'è? Non ho messo nessun coso. Ecco, qui c'è un'altra grotta, una piccola grotta. Anche qui c'è un'altra grotta, qui. Un'altra grotta qui c'è, guardate. Che bello! Pipistrelli qui con l'otteri non ci sono qua, il, come dice Matteo Motese, il topignao, i topignao. Qui c'è un'altra, perché che ti alzo. Vedete? Stiamo salendo, stiamo salendo. Là c'è un'altra grotta, che bello, e c'è anche il lattone fighi d'India.
Che belle coltivazioni. Adesso noi stiamo salendo nelle scale. Le scale di Cenerentola. Stiamo salendo nelle scale che... Scale degli anni 80. Anni 80. Certo. E questo che cos'è? Il rifugio dei droni. Il rifugio dei pipistrelli. Batman, dove sei? Mica una cagare. Non c'è proprio niente. Mica, non ti trovo mai le cane? No. Stiamo salendo a vedere altre grotte. E cosa ci potranno essere? Che bel cagnolone. Guarda che è dall'alto. Si vede anche il porto, la Tirrenia. Sono insieme con due assistenti che mi stanno facendo compagnia per fare questa sperimentazione su Bonaria. Oh, guarda che bello Cagliari! Cagliari City! Casteddu! Cagliari Fornia! Ti immagini? Se fosse la California questo, lì continuerebbe tutta la città e questo mare non ci sarebbe. Seguiamo. Perché non ho messo questa cosa a pericolo? Per niente. Ah, qui c'è un'altra quota, ecco, qui si vede qualcosa. Una grotta, un'altra grotta. La grotta, aspetta poco a poco che non si vede molto bene, vedete, incredibile, tutto è pieno di grotta. Cagliari è fatta di grotta perché siamo in salita, quindi bene. Io, ragazzi, ho già capito che questa sperimentazione finisce qui. Io vi lascio, spero che il video, questa sperimentazione vi è piaciuta, iscrivetevi nel mio canale, Andrew Pepper, investigatore in Sardegna, e ci vediamo nel prossimo video, ok? Aspetta che devo mandarlo il segnale, sono come fate a scrivere nel vostro computer o nel cellulare, che arriva, eccola qua, il visitatore Andrew Pepper Sardegna. Ragazzi, vi aspetto nel prossimo video, non mancate, che sono mi arrabbio, sto scherzando. Ci vediamo al prossimo, ok? Ciao ragazzi, ciao.